O comunque le Skechers le devi prendere il mio numero. Io sono l'amante di Skechers. Andrea, buongiorno, spero tutto bene. Stamattina siamo già andati a correre, quindi oggi la vita ci sorride. Come al solito, è un sabato mattina, a mezzogiorno pubblicherò questo video. Come al solito apriremo una scatola, in questo caso la scatola arriva direttamente dagli Stati Uniti. Come al solito mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto secondo te quali sono le caratteristiche. Poi a un certo punto ti farò vedere un video perché comunque vorrei anche pubblicizzare il tuo canale dove qualche giorno fa hai fatto una recensione dei 5 errori dei podisti amatori. Ad ogni modo io ti lancio la scarpa, sei pronto? No, aspetta perché devo guardare la telecamera lì, ma oggi sei lì. Sei Vai. pronto? Vai, Vai, sei, la vedo, vai. la vedo. Porco! È una Skechers Max, così proprio detta. Ma secondo te quanto pesa? C senza... No, c'è dentro della carta plastica, però mi sembra che pesi abbastanza poco, eh. Ma secondo te è una scarpa innovativa? Posso tocchicciarla per dirtelo? Vai. Attenzione che c'è anche la busta di plastica di Walmart, quindi magari l'ho presa a Walmart. L'hai già tolta la busta di plastica? No, era mezza aperta. Mi sa che sia un pollo che abbiamo preso la stessa scarpa, ma può essere. Altra carta. Scarpa molto ammortizzata, cioè molto ammortizzata, con molta schiuma e molto leggera. 250 grammi, 240. Questa l'ho pesata, dovrebbe pesare 204 grammi. Ok, infatti mi sembrava molto leggera. Al carbonio, quindi no, non è la stessa scarpa che abbiamo preso. Al carbonio, di che marchio stiamo parlando? Ti dico la verità, a tocchicciarla così non ti avrei mai detto che era Skechers, neanche dal battistrada. Oggi, ah no, ecco, allora questo mi avrebbe potuto far propendere per Skechers, questo buco qua che hanno anche le Elite e mi sembra anche le Razor 2-3. Per il resto no, ti direi che dalla suola mi sembra abbastanza carrozzata rispetto al Beh, solito. la puoi guardare, La secondo me. guardo. Speed Freak? Ok. Al carbonio? Allora, carbonio infused, quindi sì, ce l'ha. Con la piastra particolare, non so se riuscirò a trovare da qualche parte la foto della piastra in carbonio che hanno le Skechers. Stavo ridendo perché ho visto che la tua maglia è quella che mi ricordo io, Ma quindi. infatti, Andrea, adesso io fermerei un attimo il filmato, ti faccio vedere un video nel quale dei famosi 5 errori tu dicevi una cosa interessante, te lo faccio vedere. È quella di tenere le scarpe troppo larghe, lasche, allacciate larghe. Questa cosa qua l'ho vista credo sull'80%, ma anche forse il 90% degli atleti che vedo correre in zona. In effetti hai detto nel video che comunque bisogna stringere molto bene le scarpe, se con questa comunque provi a stringerla bene, qualche rischio c'è. Mi sembra che in qualche punto sì, l'hanno rinforzata. L'hanno un po' più rinforzata qua, c'è un po' del tessuto. In effetti dico di stringerle forte, le avevo strette forte prima di un 10.000 in pista e si era rotto un occhiello qua. È stato bellissimo perché ti arrivi alla gara, dici vabbè porto solo questa, non porto neanche le chiodate, tanto oggi corro con questa e si spacca lì al momento. È stato abbastanza brutta come roba. Queste comunque sono sicuramente sopra i 25 mm, infatti hanno aggiunto una quantità infinita di Hyperburst. Sono curioso di vederle in pista. La provo subito, la allargo bene. Prenderesti stesso numero o mezzo numero in più? Sai che ho davvero paura di indossarla. Ma ci credo, anche perché in questo caso, pur avendola sempre comprata da Running Warehouse, in questo caso però US, la restituzione risulta un po' più complessa. Allora, c'è il tallone inesistente che sento proprio il buco. Quindi Andrea, stesso numero o mezzo numero in più? No, allora, contando che questo è il tuo numero, direi stesso numero perché sono riuscito a metterle. Mi sono giustissime, quindi il mezzo numero in più sarebbe stato perfetto per me, quindi diciamo stesso numero. L'altra scarpa, le Elite, le avevi utilizzate in pista sui 10 km, sui 10.000 metri, correndo in 30 minuti, ed erano due mezzi numeri in meno, quindi
era già mezzo numero in meno rispetto al mio, quindi onestamente credo che tu possa comunque riuscire a utilizzarle senza nessun problema. Allora lì il grosso problema di Skechers devo dire che l'ho notato con gli acquisti online, perché praticamente dal vivo sono impossibili da trovare, nei negozi fisici da noi sono impossibili da trovare, hanno delle misure davvero strane, addirittura abbiamo preso adesso tanto non faremo più l'unboxing di quella, una scarpa da lento, massima ammortizzazione, stesso modello, stesso numero con scritte dentro diverse. Praticamente l'americana rimaneva la stessa, ma l'europea cambiava sullo stesso modello, quindi fanno abbastanza confusione in casa Skechers sulle scarpe. Beh, però diciamo che noi facciamo le recensioni, quindi comunque riusciamo a dirvi in anteprima, almeno speriamo, se vi suggeriamo lo stesso numero. Quindi bisogna stare attenti, bisogna fidarsi ancora di più della misura americana e basta. Va bene, io direi facciamo due corse, fai due o tre giri in pista e poi dopo ti chiederò cosa ne pensi di questa scarpa. Direi che non la stringo troppo, Max. Va bene, Andrea? Va bene, va bene. Non le ho strette tanto. Andrea, allora a livello di calzata confermi stesso numero dopo averla utilizzata in pista oppure addirittura mezzo numero più grande? Forse, ma solo per i miei problemi che adesso prendere il mezzo numero in più addirittura, quindi il 10 US per me, io porto il 9,5. In generale forse un pochino più comoda, comunque non è male se voglio farci soprattutto una maratona o una mezza maratona. A livello di sensazioni in corsa, e cioè corsa abbastanza velocemente, sono scarpe morbide o dure? Soprattutto secondo te a livello di economia di corsa come si rapportano ad altre scarpe super shoes? Allora, come ti dicevo, non mi sono goduto troppo la corsa, ho un mezzo calletto sul mignolino che mi dà problemi, la scarpa fascia davvero tanto, poi è il 27 cm. Ti dico questa zona qua esatta, che poi è quella dove c'è quella, non lo so, sembrano due ali, dove c'è la piastretta in carbonio, si sente come se fosse quasi una bolla che ti spinge. Quindi senti tanta ammortizzazione in questa zona e per di più quello che dicevo prima, che c'è una transizione da mesopiede ad avampiede che si sente tanto, quindi una rullata a metà diciamo che accompagna bene la spinta, quindi sarebbe da provare in gara sicuramente. A questo punto toccherà a te provarla e vedere cosa succede, anzi abbiamo già idea di quando la utilizzerai, credo che faremo a questo punto il 5 febbraio il video review totale di questa. Come l'hai vista a livello di battistrada, hanno introdotto nuovamente la suola Goodyear, cosa ne dici? Nuovamente, guarda che Goran 9 ce l'aveva nuovamente mi dà l'idea che abbiano smesso per un attimo e poi si erano ritornati. Beh, è talmente poca la suola Goodyear che non so quanto gli possano dare in casa Goodyear per metterla, ma poco, credo 20 centesimi. Un discorso un po' più ampio, la scarpa morbida di per sé ha nettamente più grip della scarpa dura. Qui davvero di battistrada vero e proprio ne abbiamo poco, ma questa zona qua che si consumerà di più sicuramente ha un ottimo grip lo stesso, perché sto parlando di asfalto e pista. Su pista bianca la vedo sul breccino, com'è che lo chiamano i nostri amici toscani, il brecciolato, com'è che è? Lì sono abbastanza incorribili, ma perché sono scarpe comunque da correre veloce, forte, e hanno davvero poco grip sotto. Però mi viene in mente il battistrada particolare della Pro 2, alla fine lui era abbastanza, grippava abbastanza, però secondo me sulla sabbiolina così perdono molto. Va bene, nel caso in cui dovessero effettivamente venderle pure in Italia nelle prossime settimane, comunque vi suggeriremo dove comprarle. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e buon divertimento in gara domani a Cesena. Ciao, grazie mille, speriamo di far bene, va, domani praticamente esordio in campestre con la nuova squadra e vediamo, anzi scusami, è regionale perché l'esordio in campestre l'ho fatto al Campaccio. Ciao.